Miei cari fratelli e sorelle, talvolta diciamo scorrettezze nei confronti di altri solo perché li detestiamo. Questo è sbagliato. Allah dice, quando sei in crisi, quando qualcuno ti ha offeso, quando qualcuno non ti piace, non far sì che ciò ti renda ingiusto nei suoi confronti. Ricordati i parametri dell'avversione e non superarli. Se qualcuno è nel giusto, anche se non ti piace, trattalo da giusto e se qualcuno che ami è in errore, riconoscilo. Nel precedente episodio abbiamo visto che Allah ci dice di difendere il valore della giustizia anche contro le persone che ami. E qui Allah ci dice di difendere il valore della giustizia anche a favore di chi detesti. Allah ci sostiene, subhanallah. In quanto credente, devi difendere con fermezza il valore della giustizia. Tienilo bene a mente, sia che tu abbia a che fare con una persona che ami o che odi. Ascolta cosa dice Allah nel verso numero 8 della Surah Al-Maida. Non far sì che l'antipatia nei confronti di qualcuno ti porti ad essere ingiusto. Sii onesto, perché ciò ti avvicina alla coscienza di Dio. Allah, devi averne coscienza, perché Egli sa tutto ciò che fai. Possa Allah renderci davvero giusti nei confronti di tutti.